Benvenuti nel nostro canale. Oggi preparerò il carbonara in italiano, no? Però questo qua, invece di mettere soltanto uova gialla, il tuorlo, io non toglierò il bianco perché per me è uguale lo stesso. Me lo metto da parte. Io metto lo stesso nello stesso momento, capito? Quindi qua ho già sbattuto uova e bianca e gialla, non ho separato il tuorlo, che normalmente carbonara deve essere solo tuorli. E io ho messo 3 uova intero, messo insieme perché voglio mettere anche bianca per non so che devo usare, no. E io voglio mettere tutto così, così nel mio modo, ok? Adesso dobbiamo mettere il formaggio grattugiato. Normalmente ci devi mettere il pecorino, però non ce l'ho a casa, quindi mettiamo quella che c'è nel frigorifero. Quindi mischiamo, ok, dobbiamo mischiare tutti questi. Vi ripeto, questo è il mio modo anche, quindi quindi il modo mio è sempre inventato. Poi allora, per questo l'ingrediente è 3 uova, parmigiano o pecorino, originalmente se deve essere piccolino, però non ce l'ho, quindi uso quella che ce l'ho a casa. E la pancetta, o guanciali anche, puoi usare anche i guanciali o la pancetta. Io ce l'ho la pancetta solo, quindi uso anche questi, dove ce l'ho a casa. Quindi disponibili a casa, lo utilizziamo. E poi gli spaghetti. Io non metto tutto questo, faccio solo metà dei 500 grammi. Sale, un pezzettino di sale e il pepe macinato. Adesso ho già bollito l'acqua, sta bollendo e ho salato anche. Lo metto per mettere la nostra spaghettini. O sono spaghettini? Che numero è questo? Spaghettini, niente numero. Vabbè, come che apriamo, fanno così. Hai visto? Qualcuno mi ha insegnato come aprirla. Vieni, questo cameraman. Io, come ho detto, serve per 3 persone e io metto solo metà, perché io mangio poco di spaghetti. Cerco di mangiare poco, perché veramente sto aumentando il peso. E questo aspettiamo già 6 minuti. 6 minuti! Dobbiamo prendere prima che arriva a 6 minuti, così dobbiamo ancora passare sulla padella insieme con la nostra pancetta. Quindi non dobbiamo aspettare 6 minuti, ok? Adesso inizio a passare in padella questa pancetta e facciamo uscire il grasso, quindi non metto nessun olio. Da qui prendiamo il grasso, ok? Qua non ho messo niente olio, niente, con il nostro padella. Ecco, lo mettiamo sul fuoco, non troppo forte, solo moderato, fuoco moderato. Se me lo permetti, Marianne, Sì? nel tuo video voglio fare qualche nota a una volta in spagnolo per quelli Ok. nostri sottoscrittori in lingua spagnola, a cui ringraziamo pure quelli italiani, sì, di lingua inglesa pure che ci seguono su YouTube. Grazie per la vostra sottoscrizione. Thank you for subscribing to our channel. And then it is time to subscribe, right? En español. Una nota para ustedes, los que nos siguen en nuestro canal YouTube,
Y ahorita ya es hora de suscribirse los que no se han suscrito. Y los que ya se suscribieron, por favor, no tocar nunca más ese botoncito allí de la suscripción. No se desuscriban. Ok. Entonces, lo que quiero decirles es que esta es la famosa carbonara, también uno de los platos muy buenos, ricos de la comida italiana. Y que se los queremos mostrar hoy. Así que entonces serían más o menos 200 gramos, 250 gramos de ¿cómo se llama? Espagueti. Muéstrame qué, para perder cuánti grammi c'è. Me saqué cuesta y son. Estos son, sí, 500 gramos. 500 gramos. Y para tres personas, pues normalmente ya 250 gramos es suficiente porque no comemos solamente los espaguetis, sino que ponemos un segundo plato, como se dice aquí en Roma, y está el tercero todavía, o sea que no es solamente eso. Entonces, 250 gramos de espaguetis. De la panceta, ¿cuántos gramos, Marian? Más o menos, ¿me lo puedes mostrar, por favor? Porque es para tres personas. Para tres personas. 250 gramos de pasta, 100 gramos de panceta, que son cubitos de la lonja que nosotros decimos. 160. O sí, de lonja, o sea, de la parte grasa ya se me olvidó, ¿cómo se dice en español? Del mayale, Panceta, el graso, ¿no? Panceta sí, del de graso. puerco, el graso del puerco, el graso bueno, de cómo se llame el puerco. Decimos en español el puerco, ¿no? Entonces, dijimos 150 gramos. Y luego, tenemos aquí para mientras está preparando, la pimienta negra, sí. La pimienta negra que decimos. Y bueno, ya la escondieron, no sé dónde está. Pero, y la sal. Eso sería todo. Y, importante, el huevo. Tres huevos. Todo, normalmente solamente ponen la clara. Sí. No, el polvo de huevo. Ok. Solamente se pone la yema. La parte amarilla, pero en este caso Merian lo quiere todo junto, así que entonces, bueno, ahí está el pepenero, o sea, la pimienta negra, ya machinada, molida, y el huevo todo entero, las claras y las yemas. Ella ya allí también incluyó el queso rallado, que aquí se llama el parmigiano, pero especialmente sería lo ideal Picorino. el pecorino, pecorino romano se dice aquí, es un tipo de queso muy muy bueno. En este caso no teníamos el pecorino, usamos el Parmigiano. parmigiano, sí, es otro tipo de queso, pero que es menos oloroso. Pues aquí tenemos ya la mezcla lista, mientras que ya está hirviendo los espaguetis, que son más o menos 5 minutos, y la panceta, o sea, los cubitos de la lonja del cerdo, que ya se está como es como para botarle un poquito la grasa. Bueno, eso sería para tres personas. Dentro de 4 o 5 minutos los espaguetis estarán prontos. Hoy tal vez nuestra cocinera, nuestra cuoca, como se dice en italiano, quiera decir algo en su lengua, que estamos haciendo. Your language. Niente. Ciao. Adesso sta per cuocere questa spaghettini. Quindi speriamo che vi piace questo. E non dimenticate di iscrivervi con questo canale, mai canale. Non è il mio canale, ma potete anche vedere nel mio canale, si chiama Mater a Vlog. Sono ospite in questo canale, quindi.
You don't want to say something in your language for your people is following us and following you? Well, I will say, hi, hello, I hope you're okay and stay safe in this moment that pandemic is not yet finished. Take care of yourself, guys, because that's the only we can do at the moment. So good. Here we are preparing the carbonara. Famous dish in Italy. It is a famous one, the carbonara. Yeah. In our own way, we do it differently. We have our own cream, everything is different. It is like when you... You're not using even this kind of meat, they are not using this. Right. This is the best, this is the carbonara, the very important ingredient. A little bit of black pepper here. So the black pepper, you put it on top of the... The meat and also the meat. Ah, also later. I put already in that our cream. Mm-hmm. Sí, la pimienta, entonces la ponen sobre la pancetta, sobre los cubitos de lonja, para sazonarla, pero también... Okay, we have a little problem with our... video, no, we did not arrive to the process. So now I'm going to explain to you the continuation of that. Is that after the pasta cooks, or dopo che la spaghettini si cuoce e si mette insieme con la pancetta e poi con la crema di uova che ho fatto vedere prima e poi si mangia. Tutto così è finita e abbiamo finito anche mangiare. Non dimenticare di iscrivervi in questo canale. Don't forget to subscribe this channel and hit the bell button so that you will be notified for the next video. Bye bye.